La città di Haifa, nel nord di Israele, conta circa 280.000 abitanti, secondo il Central Bureau of Statistics. Di questi, circa il 5% sono cristiani. La chiesa, anche se piccola, offre la sua testimonianza attraverso opere concrete, come ospedali e scuole, ma anche attraverso la vita dei singoli fedeli. Proprio per rinforzare la cura e la vita spirituale di questi cristiani, è stato inaugurato un nuovo centro per l'evangelizzazione. Noi della comunità Shalom abbiamo sempre cercato un posto dove poter radunare le persone, un posto a disposizione di tutti coloro che volessero fare un'esperienza di incontro con il Signore. In questa casa avremo incontri di formazione o gruppi di preghiera. Abbiamo uffici, una cappella e altri luoghi che favoriscono questo incontro con Dio. Nella zona in cui abbiamo aperto il centro di evangelizzazione si concentrano tanti giovani ed è a loro che vorremmo dedicare questo luogo. I giovani tra i 15 e i 29 anni rappresentano circa il 20% della popolazione della città, importante per il suo sviluppo economico e per la presenza di moderne università e centri di studio. Io partecipo al loro gruppo vocazionale. Seguo questo percorso perché desidero che il Signore purifichi il mio cuore, cambi la mia vita. Voglio essere una persona come Gesù. Mi trovo bene in questa comunità e voglio fare la volontà di Cristo nella mia vita. Il nuovo centro è sostenuto dalla comunità cattolica Shalom, nata in Brasile e presente in Terra Santa dal 2000. Então nesse sentido da evangelização hoje nós damos um passo Noi oggi facciamo un passo concreto nella direzione dell'evangelizzazione. È molto importante avere un luogo. Avere un posto per noi significa radicare la nostra presenza e approfondire le nostre radici in questa terra, sposare questa terra concretamente. Questo posto significa questo per noi. È un sinal disso para nós. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato membri di varie comunità religiose, sacerdoti, famiglie, giovani e anche l'arcivescovo greco-cattolico di Haifa. Da quando sono arrivato qui, 4 anni fa, ho visto che la comunità Shalom è veramente un dono dello Spirito Santo per la Chiesa locale. Dà un grande contributo, attraverso il servizio, alla Chiesa, ai cristiani e ai non cristiani, e anche attraverso la predicazione, portando tutti a conoscere Cristo nelle loro vite.